Buongiorno a tutti, benvenuti al mio nuovo video recensione unboxing. Allora, oggi parliamo dei Jump Starter. Ho acquistato questo Jump Starter del Pushidon, penso si dica così, e nella scatola era presente il manuale di istruzioni. In questo caso il modello è K24S e insieme al manuale di istruzioni chiaramente c'erano anche una serie di prodotti consigliati, e tutti i prodotti di questa marca qui. Chiaramente ci sono altri jump starter da 14.000 mAh, 12.000 mAh. Quello che ho preso io è la versione più piccola, che è da 10.000 mAh, che può accendere, dicono, fino a 3.000 di cilindrata, sia benzina che diesel. Bene, allora non farò la prova sull'auto, in quanto l'auto adesso mia è alla batteria carica, quindi praticamente è inutile fare una prova quando la batteria è carica. Però mi è capitato questi giorni di dare una mano a dei ragazzi che avevano una macchina vecchiotta 1.6 che gli si era fermata, e effettivamente io questo ce l'avevo in macchina, ci abbiamo acceso quella macchina lì, quindi vi assicuro che il prodotto funziona. Come funziona? Allora, innanzitutto diamo un'occhiata a cosa c'è, a come funziona lui e basta. Allora, c'è un pulsantino di accensione. Una volta che lo spingiamo così, ci dà l'indicazione della carica della batteria. Poi nel pannello frontale abbiamo l'indicatore LED, questa è una torcia praticamente. Poi abbiamo, faccio vedere bene da vicino, un output per caricare il telefono, un input per caricare il dispositivo e un altro input sempre per caricare il dispositivo fatto in un altro modo. Questa finestrella mi dà accesso alle connessioni per accendere la macchina proprio, per i cavi. Allora andiamo a prendere gli altri accessori che ci danno insieme a questo dispositivo piccolo. Da notare che la grandezza del dispositivo è la stessa, forse anche meno, di un caricabatterie per il telefono. Quello per l'auto è più leggero ed è più piccolo. Insieme a questo jump starter ci danno un cavetto micro USB, USB per la carica di un telefono. Qui ci possiamo mettere, possiamo sia connetterlo all'USB e ci fa da caricatore per iPad eccetera e possiamo caricare qualcosa, oppure possiamo usarlo a rovescio e caricare il dispositivo. Mettiamo questo così e ci carichiamo il dispositivo. Un altro caricatore praticamente per iPhone, col quale possiamo caricare un iPhone USB e ci carichiamo l'iPhone. Poi ci danno un caricatore per l'auto, perché se noi lo utilizziamo sarebbe bene una o due volte che lo utilizziamo lo mettiamo in carica. Quindi qui c'è il caricatore e va attaccato alla presa dell'auto, molto semplice da utilizzare e immediato. Lo possiamo caricare anche con un caricatore per il telefono, basta prendere questo cavetto qui micro USB e lo carichiamo a una presa per il telefono, così lo possiamo caricare in casa a una presa a muro. Quindi lo possiamo caricare sia con una presa a muro sia con la presa per l'auto. Da notare che la presa per l'auto c'ha questo, il connettore, questo si può svitare e si può estrarre il fusibile per poi sostituirlo in caso di rottura. Entriamo nel vivo del discorso. Quindi, per connettere il jump starter all'auto, prendiamo il connettore, questo qui, alziamo la linguetta di gomma, guardiamo bene, ci sono due forme, una tonda e una segata sotto. Il suo connettore è fatto allo stesso modo, quindi lo andiamo a inserire e spingiamo forte perché l'incastro è abbastanza spinto. Ok, così è inserito tutto in questo modo qua, benissimo. Lui comincia a lampeggiare in questo modo. Ecco,
Allora, una volta che lampeggia, noi cosa facciamo? Adesso lui è in stand-by, in questo modo qui. Agganciamo i cavi all'auto, con i morsetti, alla batteria, polo positivo rosso, polo negativo nero. Accendiamo il quadro della macchina, lui diventerà verde, rimarrà sempre fisso verde, al che possiamo accendere la macchina, perché vuol dire che lui è pronto. Se rimanesse in questo modo qui, vuol dire che ci sono dei problemi, che la sua batteria, ad esempio questa batteria qui, non è molto carica, cioè non è carica abbastanza per accendere la macchina, o abbiamo sbagliato a connettere i morsetti alla batteria. Quindi la luce sostanzialmente deve essere verde, fissa, in questa maniera qui, in standby. Una volta che abbiamo acceso la macchina, disconnettiamo il jump starter dall'auto e possiamo disconnettere i cavi in questa maniera qui. Tiriamo, attenzione, fate un po' di... esatto, in questa maniera qui. Attenzione a non rompere niente e possiamo riporre il nostro jump starter in una custodia o dove volete. Il jump starter, una custodia non ce l'ha, questa versione qui, la versione successiva, quella da 12 mA, già c'ha una custodia. Questo non ce l'ha, quindi io ho preso una borsa qualsiasi, questa credo sia per hard disk. Ho messo tutti i cavi da una parte, quindi cavo, tutti i cavi, tutti i caricatori, e ho chiuso. Mentre il jump starter vero e proprio l'ho messo in questa tasca qua davanti con le istruzioni e chiuso qui dentro, così dentro l'auto c'ho questo e ci posso mettere anche altre cose. Se noi teniamo premuto questo tastino qui si accende un LED molto luminoso, se lo spingiamo di nuovo ci fa una sorta di segnalazione SOS, se lo spingiamo di nuovo fa proprio l'SOS, questo è l'SOS quello vero, se lo spingiamo di nuovo si spegne e torna come prima. Prodotto assolutamente valido, costato una ventina di euro su Amazon, vi lascio il link in descrizione e vi rimando tutti i miei video di unboxing, test di apparecchiature e a tutti i miei video sulla manutenzione dell'auto, la manutenzione della moto. Se il video vi è piaciuto fate un mi piace, lasciatemi un like, scrivetemi, commentate, io vi rispondo a tutti quanti. Spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima. Ciao!